che cosa significherà per l'Italia l'energia nucleare? Scajola ha detto che il nostro obiettivo nel 2030 è avere un quarto dell'energia di provenienza dall'atomo. Che cosa ne pensa? Io penso che sia un obiettivo raggiungibile, sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista anche finanziario. Naturalmente ci bisogna, come diceva prima l'amico Testa, bisogna percorrere tutta la strada per arrivare a un consenso sociale. Queste operazioni non si possono fare se c'è una forte posizione sociale, noi lo sappiamo benissimo. Quindi bisognerà succedere quello che è successo negli altri paesi, perché poi in Francia, quando costruiscono le centrali, c'è il consenso della popolazione. I francesi non è che siano diversi da noi. Quadrino, ieri lei ha confermato qua che Edison ci sarà e ha anche in qualche modo quantificato l'impegno, un investimento almeno da 4 miliardi. E che cos'altro? Ah, vede, sono ordini di grandezza. Se noi come Edison abbiamo una quota di produzione nazionale tra il 15 e il 20%, dipende dagli anni. Se c'è un programma nucleare, se il nucleare deve essere il 25% della generazione nazionale, vogliamo avere ragionevolmente tra il 15 e il 20% anche del programma nucleare. E se si vuole arrivare appunto a questa quantità di produzione, bisogna fare sui 12.000 megawatt nucleari, 15.000 megawatt nucleari. Tenuto conto dei prezzi correnti oggi, beh, questa sarebbe la quota che spetta a noi, ma non preoccupiamoci troppo dell'impegno finanziario, si tratta di investimenti che vanno in un orizzonte temporale tra il 2015 e il 2025, sono 10 anni, e quindi sicuramente sono cose importanti, ma abbiamo la struttura, le spalle per poterlo fare. Senta, però qualcuno ha già manifestato qualche mal di pancia e si chiede, ma per forza con tecnologia francese dovrà essere il ritorno del nucleare in Italia? La tecnologia francese oggi è quella che nel mondo è vincente, in Francia, ma è anche in Inghilterra, è anche negli Stati Uniti, è anche in Cina, insomma tutti i paesi che stanno affrontando dei programmi hanno adottato questa tecnologia, quindi condivido la scelta che ha fatto l'Enel, che ha fatto il governo italiano di fare un protocollo. Poi siamo in mercato libero, quindi insomma, nessuno vuole monopolio, quindi se ci sono altre tecnologie che sono competitive e che vogliono fare investimenti in Italia, penso che siano le benvenute. Non c'è nessuno che pretende di avere il monopolio delle buone idee o degli investimenti. Che contesta la tecnologia del nucleare oggi dove è forte, oltre che in Francia, a vostro avviso? Beh, è forte in America con la tecnologia Westinghouse, e poi ci sono i russi che sono tornati a investire molto e che si vorrebbero avere una posizione di leadership nel mondo. Non credo che siano ancora pronti per posizionarsi sul mercato italiano, diciamo, che è un mercato più sofisticato, però sicuramente i russi cercheranno di vendere i loro reattori in altre parti del mondo. Presidente Gnudi, parliamo anche del futuro dei prezzi del petrolio e delle materie prime. Siamo lontanissimi dai massimi storici, quasi $150 al barile per il petrolio. Secondo lei quella febbre che portò i prezzi così in alto è definitivamente superata? Nel petrolio, e come in tutto il settore anche energetico, bisogna sempre ragionare a 10 anni, a 15 anni. La mia paura è che non stiano facendo adesso gli errori che abbiamo fatto nei primi anni 90, quando il prezzo del petrolio era bassissimo e le aziende avevano smesso di investire. Se lei va a vedere i bilanci delle società petrolifere di quegli anni, la somma che davano agli azionisti sia in buyback sia in utili era il doppio di quello che investivano. Poi naturalmente gli investimenti non sono stati fatti, quando la domanda è cominciata a crescere nel 2006-2007 i prezzi sono andati alle stelle. Adesso mi sa tanto che si sta facendo lo stesso errore, il fatto che il prezzo sia ribassato ha fatto sì che molte aziende hanno fermato gli investimenti. C'è stata una stima dell'AIE che parla di 200 miliardi di investimenti fermati. Ora, questo può far sì, quando l'economia riprenderà, e tutti speriamo che riprenda, c'è caso che i prezzi ritornino alle stelle. Questo è tanto più vero quanto se si considera che le nuove riscoperte petrolifere sono molto spesso offshore e a grandi profondità, quindi il costo di estrazione è enormemente elevato. Quindi il prezzo del petrolio molto basso è improbabile e deve essere tale da remunerare gli investimenti anche in siti che non sono così favorevoli come quelli del passato.
Per questo un prezzo del petrolio troppo basso può essere foriero poi di pochi investimenti oggi e di prezzi molto alti domani. Quindi... Si corre sempre qualche rischio a generalizzare, ma se lei pensa a un prezzo del petrolio che in qualche modo tutela il maggior numero di interessi, che cifra va a indicare? Allora, tutti gli operatori oggi dicono tra i 70 e gli 80 e siamo esattamente in questa fascia. Con il petrolio $80 diciamo che anche questi giacimenti difficili da sfruttare sono sfruttabili, si possono fare gli investimenti e c'è un ritorno. Naturalmente si tratta di questione di equilibrio. Nel medio termine, se dovesse riprendere la domanda come era qualche anno fa, se la Cina, se l'India ritornasse a consumare petrolio, sicuramente il petrolio potrebbe continuare a crescere ben al di là dei $70-80 di oggi.